In seconda categoria nel girone C segnaliamo soltanto il recupero di sabato tra Casabona per lo Sport e Amatori Le Castella. La partita è finita 5-1 per la squadra di casa, Casabona, che adesso raggiunge a 27 punti la Sersalese in terza posizione. Invece dobbiamo passare adesso alla terza categoria. Nella terza categoria, segnatamente al girone C, uno dei due della delegazione di Catanzaro che noi seguiamo, vediamo che il Conflenti, vincendo la sua partita di oggi contro l'Excalibur Fronti per 6-1, un Excalibur che era quinto in classifica, mantiene la prima posizione in classifica e, approfittando del pareggio tra Belvedere e Marca 2-2, il risultato finale di questa partita, che in pratica è stata abbastanza avvincente, tant'è vero che il Marca era passato in vantaggio al quinto con Anzillotti, poi aveva pareggiato Strumbo per il Belvedere, ancora Anzillotti nel secondo tempo, e al 91esimo Giovanni Riente pareggia per il Belvedere, quindi mantiene la posizione in classifica inalterata per le due squadre, secondo il Marca, terzo il Belvedere a 27 punti, e quindi il Conflenti, come dicevamo, con la sua vittoria adesso si porta in avanti con 3 punti di vantaggio. Vince anche il Bacca 3 la sua partita in casa contro il Longobardi e si porta in quarta posizione, mentre, come dicevamo, scende l'Excalibur e si vede accorciato in classifica dal Girifalco. Un Girifalco che, vincendo la propria partita casalinga 5-0 sull'ultima in classifica in Serra Stretta, ma anche se, come dicevamo sempre, le partite vanno giocate, si porta in sesta posizione a 22 punti, a 2 punti di stacco appunto dalla quinta in classifica, e potrebbe inserirsi appunto nella zona playoff per disputare i cosiddetti spareggi promozione. Sappiamo che nella terza categoria sono 3 le squadre promosse, la prima direttamente, altre 2 da un unico spareggio tra seconda e quinta e terza e quarta. Da segnalare per il Girifalco ancora un bel gol di Iapello che apre le marcature, poi due doppiette di Cristoforo e Bernaschino.